Per l'acqua e sapone M-Cross rimaneggiata ancora una volta Rieti porta proprio bene, ottimo primo tempo, un po' sofferta la coda, ma i rischi sono venuti solo nella frazione conclusiva. Arresto ha pensato Mammarella, gara piena di tensioni emotive e polemiche senza grande spettacolarità, ma contava vincere, i nerazzurri lo hanno fatto senza mai scomporsi, oltre il protagonismo eccessivo della coppia arbitrale che ha spesso inviperito l'ambiente ariatino. Ne ha fatto le spese dopo Jeff e Crema anche Calderolli. I tre salteranno la gara di ritorno sabato alle 20 diretta Rai Sport 2 al Palaroma, al quintetto di Barbarossa. Basterebbe un pareggio per andare in semifinale. Il Pescara fa harakiri a più riprese, prima si fa sorprendere da un accanito Latina nella prima frazione disputata, tranne pochi frammenti non bene, poi si riabilita, gioca finalmente come sa, rimette in parità la partita, ha l'opportunità per chiuderla con un successo in superiorità numerica, ma non trova la freddezza e la mira per farlo, così a un filo di sirena alla fine addirittura perde e ora sarà costretta a vincere per poi bissare la vittoria in gara 3 e poter passare il turno. Appuntamento a venerdì 8 al Palarigopiano alle 20:30. In A2 brinda il successo alla finale in città di Montesilvano che, dopo una partenza in sordina, esplode a raffica i suoi colpi contro un Cagliari tanto generoso quanto limitato da una panchina corta. Serata luminosa per Franzini, tripletta, Eric, doppietta ed esaltante primo tempo, Mazzocchetti decisivo nella fase conclusiva quando i sardi hanno tentato una rimonta. In finale, ora il Pesarofano, sabato nelle Marche, giorno 16 alle 18 al Palaroma. In A femminile nessun problema per le montesilvanesi, già largamente vincenti all'andata, battute per 9-0 le Lupe, in gol la solita Amparo Quaterna, poi Di Pietro, doppietta e un gol di Noe, Brandolini e Troiano. Nei quarti affronteranno l'Isolotto Firenze, prima in trasferta domenica 17 al Palaroma. In C1 passaporto per la Demi, 5-0 sull'Atria per la fase nazionale, dove incontrerà la squadra marchigiana del Bocastrum a partire da metà maggio. In bocca al lupo ai ragazzi di Repetto. Idem per il CUS Teramo, ma al femminile. Il quintetto della Febo, superato un tostissimo Don Orione Avezzano, si giocherà contro una marchigiana in nulla osta verso la 2. Dalla C2 sale in C1, dopo Area L'Aquila e Città di Penne, anche il Real Guardia Grele che ha battuto 2-0 in un match infuocato, lo Sport Center Celano.